Ciao ragazzi, io sono Red e oggi apriamo il video con una riflessione. Vi è mai capitato, dopo che avete comprato il vostro primo fucile o il terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, diciannove, che qualcuno vi venga a dire: ma scusami, ma perché hai preso un fucile così grosso? Non ha senso, dovevi prendere un fucile come il mio, che è super compatto, super corto, 13.000 palline al secondo e mi fa anche un soffocò. E proprio quando state per rispondergli, perché lo vorreste mandare a fare in lulu, non gli rispondete perché in mente vi balena un'immagine divina, aulica, croccante. Quello che vi balena in testa è questo. Oh, salve. Sigla che poi partiamo. Dopo questa incredibile intro super simpatica, andiamo però a capire effettivamente che cosa ho in mano. Questa è la Desert Eagle Mark 19 Custom D d'Apple, prodotta da VE con loghi su licenza Cybergun. Prima peculiarità che ovviamente salta all'occhio è la dimensione, in quanto sembra addirittura più grossa degli altri modelli. Questo è dato dal fatto che possiamo trovare un sistema di rail sia sotto la canna che sopra, che gli dà questa impressione di grandezza. Ovviamente sul davanti troviamo quest'altra bella parte della canna che sembra un stack di martello, quindi picchia forte, e il rompifiamma. Questo rompifiamma qui in particolare è identico a quello che c'è sulla sua controparte originale, la Mark 19, come vi ho detto prima, che tra l'altro in questo specifico modello della Mark 19 spara esclusivamente i 50 Action Express. Si chiamano 50 Action Express perché è come se vi arrivasse addosso un treno quando venite colpiti. La pistola è provvista ovviamente di sicuro, dopo parleremo anche della colorazione, degli interni, di tutto. E ovviamente quando lo andiamo a tirare su e vediamo il rosso, vuol dire che bisogna allontanarsi dalla linea gialla. Mind the gap. Troviamo un grilletto a singolazione che possiamo andare a precaricare noi la prima volta che andiamo a sparare, poi successivamente ci pensa la pistola da sé. Un'altra cosa che mi sono piaciute sono le tacche di mira, soprattutto per la loro colorazione che spicca sulla canna tutta di quel colore. Per quanto riguarda invece l'ergonomia delle tacche di mira, ci penserà War nel suo War Rage, io non vi dico altro. Carino anche il funzionamento del carrello, che è spezzato, come potete vedere, tra canna e parte anteriore e parte invece posteriore, in modo tale che non si debba muovere tipo 50 kg di pistola tutte le volte che dovete andare a sparare, e potete andarlo a chiudere. Questo affare sembra un treno quando arriva avanti, cioè vi porta via la pistola dalle mani semplicemente a scarrellare. Il fuoco mi odia. Spettacolari le guancette, ovviamente, che sono l'unica parte in plastica, quindi questa qua dell'impugnatura, tutto il resto invece è full metal. Vi parlo brevemente del caricatore, che come potete vedere è compatibile con quelli da M4, vista la sua dimensione. A proposito di caricatori dell'M4, come quella vera, l'otturatore si rifà a quello dell'M16, quindi se andiamo effettivamente a guardare lì dentro è il medesimo. Perfetto. Parliamo adesso di quello che tutti voi volete vedere e sapere, parliamo della parte custom. Partiamo dalla colorazione che aveva la pistola originariamente e poi dopo andiamo a vedere cosa ci hanno aggiunto loro sopra. Partendo dalla base della pistola, senza parlare di tutte le parti che sono state ovviamente colorate di rosso e gli intarsi, tutte le robe, i loghini, la base è un gunmetal invecchiato e rovinato. È stato rovinato manualmente, quindi c'è stato un omino che è andato a scartavetrare tutta la pistola per darle questo bellissimo effetto a mano. Quindi c'è qualcuno che si è effettivamente messo a mano a invecchiarvi la pistola. Solo per questo io farei un applauso. Ovviamente anche il caricatore, come avevo fatto vedere prima, è stato rovinato e invecchiato. E un'altra cosa importante che questo modello base ha sono tutti i loghi originali presenti anche nella controparte reale, che possiamo trovare disseminati sotto i loghi Water Transfer di Deadpool, compreso questo bellissimo calibro 50. Il numero di serie e sotto questo qui che avevo fatto vedere prima dice, vabbè, Desert Eagle, il nome della pistola, dice che è stata pensata in USA. Perché c'è scritto USA e molti di voi probabilmente adesso stanno dicendo: ah, errore, errore, perché è israeliana come pistola. Sì, ma no, cioè il prototipo, il modello, il blueprint di questa pistola è americano. È stata poi venduta, passata, non ne ho idea, a Israele, che ha cominciato a produrla a Israele. Quindi è sì israeliana, ma il prototipo immagino sia USA. Quindi questo è perché lì c'è scritto USA. Chiaro? Passando adesso invece alle cose che sono state modificate dal modello originale, ci sono ovviamente tutte le piccole parti rosse della pistola, che sono state ovviamente colorate di rosso, come il nostro bellissimo mercenario chiacchierone, il loghino sui dorsalini che è stato spezzato a metà, troviamo ovviamente tutte le leve, quindi il cane, le tacche di mira, la sicura che è ambidestra, bellissima, stupenda, il tasto per smontare la pistola, il grilletto, il tasto di rilascio del caricatore, il fondo del caricatore, molto carino questa cosa, vedete, che tra l'altro è in metallo, quindi questa parte qua è in metallo, aspettate che così Rico si diverte.
si scherza sempre in goliardia. E poi ci sono ovviamente tutte le scrittine che sono state andate a sbattere sopra la pistola tipiche di Deadpool, quindi maximum effort, ovvero massimo sforzo, che è il nome di Massimo Sforzo. Massimo Sforzo. Il bellissimo bang, tipico sempre suo. E poi quella che sinceramente preferisco tra le varie, che anche in italiano secondo me si traduce meglio, ovvero front towards enemy, con indicato la parte in cui bisogna puntare la pistola, come se non fosse abbastanza chiaro. Avrò chiuso il gas. Questi sono tutti gli star egg che sono stati posti sulla pistola in modo tale che sia riconducibile ovviamente al nostro amico rosso-nero, mi dissocio dal Milan. Detto ciò, vi butto lì una nota leggermente negativa che poi andrà a esplorare un pochino meglio War nel suo War Rage. Questa pistola pesa 1,2 kg, che è tantino, vi dirò. La cosa però che mi è piaciuta, ma penso sia dovuta al fatto, infatti dopo ne parlerà il buon War, che io ho le mani abbastanza grosse, è che per quanto l'impugnatura sia bella tamugna, bella grossa, non ho nessun tipo di problemi a imbracciarla, anzi non trovo neanche quei problemi che normalmente ho con pistole più piccole, dove avendo le dita, ripeto, abbastanza grosse, vado a toccare e muovere le leve anche quando non voglio, soprattutto quando una pistola è nuova e non ho ancora imparato a usarla bene. Qui invece sono veramente comodo a utilizzarla, muovermi e tenerla in mano, perché le dita hanno abbastanza spazio per andare a incastrarsi come devono sulla pistola. Questo è un lato molto positivo. Successivamente, dopo il War Rage, la prova di tiro, vi dirò cosa ne penso e se effettivamente ha senso prendere una pistola che sì, è così grossa, ma sostanzialmente non è che va a sparare un colpo più grosso come la controparte reale, ma spara sempre il nostro pallino da 6 mm. Vi lascio al War Rage e noi ci rivediamo per la prova di tiro. Questo è un rage difficile, perché trascendendo da quello che penso del Desert Eagle in sé, che comunque ci spiega da sola e si presenta da sola, parliamo, avendo interiorizzato che si ha in mano un calibro 50 grosso quanto un vagone, e che problemi potrebbe avere, cosa non mi è piaciuto di questo specifico elemento. Allora, in realtà ci sono due difettucci che non ho apprezzato e uno invece che è un filo più grave. Allora, il primo sono le tacche di mira, partendo in ordine di non gravità. Tacche di mira, sì, come quella vera, sono assolutamente inutili. Per fortuna viene in vostro aiuto la slitta qui davanti, quindi magari ci schiaffate sopra un dot se proprio dovete usarla in partita in modo intelligente e effettivamente sensato. Ci schiaffate sopra un dot e dopo il puntamento c'è. Ma altrimenti allineare una cosa di 1,2 kg in modo intuitivo è assolutamente impensabile. L'altro piccolo difetto sta nell'impugnatura. È fatta benissimo la grafica, bello il logo dell'aquila qui sopra, come poi è indicato qua sulla scatola, perché la pistola comunque, come ha detto già Red, ha tutti i loghi originali su licenza, e avrei preferito un materiale diverso, cioè questa cosa qua che riflette la luce ed è leggermente plasticosa, non mi piace tanto, perché hai una pistola fatta da Dio, letteralmente da Dio, non ha una virgola di imperfezione, una sbavatura, non ha niente, è perfetta, e poi c'è l'impugnatura che riflette la luce. Cazzo, se me l'avessi fatta in gomma, perché quella vera tra l'altro è in gomma, che ci aiuta anche a tenere più salda una cosa che ti rincula in mano in modo importante, lo vedete nella prova di tiro, sarebbe stato meglio, ma va bene. D'altronde recupera un po' col fondello del caricatore in metallo. Il vero e unico, secondo me, difetto di questa pistola sta proprio nel caricatore. Questo caricatore qua ha come unico modo di riempimento dei pallini il suo BB loader. Ha un BB loader dedicato che si va a incastrare sopra e li butta da sopra, forzando il magazine lip, quindi la ritenzione dei colpi. E purtroppo, a differenza della controparte reale, non puoi vedere quanti colpi sono rimasti. Quindi o siete tipo Rain Man o Archer e contate i colpi, qualcuno ha perso il conto, o altrimenti sarà davvero difficile, semplicemente come si fa con le altre pistole, quindi estraendo, guardando e rimettendo dentro, quanti colpi siano rimasti. È una cosa che davvero è una caduta di stile non da pochissimo. Poi sì, pensi che è riservata specialmente al collezionismo, quindi questa qua sparerà davvero poche volte, però per chi volesse usarla è un peccato, è un peccato che su una cosa così stupida siano andata a cadere. In ogni caso è spettacolare. Visto che qui c'è una luce migliore, riesco a venire più vicino alla videocamera, vi faccio vedere, prima di passare effettivamente alla prova di tiro, cosa significa caricare questo affare con il suo BB loader. Nella scatola troverete questa siringa per dolci, cui rimuoverete questa specie di anoda macro, da cui voi rimuoverete questo canchero, ci metterete dentro i pallini, lo andrete a posizionare sempre in questa maniera,
se non penetri. E una volta che sarà dentro, voi quando lo andate a spingere del tutto giù, si è spinta così forte che gli ha fatto uscire fuori il coso, perché ho una forza disumana. Andrete a spingerlo completamente giù e quel pernino lì andrà a spingere i pallini all'interno dei caricatori. Questa cosa è di una scomodità unica, anzi ho visto gente che addirittura usa il BB loader per mettere i pallini qua dentro, per poi mettere questo lì e caricare il caricatore. Si può fare volendo anche con il caricatore, con il BB loader normale, basta allinearlo alla perfezione e spingere. E è fattibile, sì, è una gran rottura di cazzo. Adesso io lo carico in questo modo simpatico e passiamo alla prova di tiro. Bene, siamo qui alla linea di tiro, vado quindi a inserire il caricatore nella stupenda Desert Eagle. Tac, e andiamo a sparare. Voi vedrete me che sparo e là invece la prospettiva del bersaglio in tempo reale. Ok, questi erano al petto, proviamo a mirare la testa. Non male, finisco gli ultimi sparando a caso. Bene, c'era un colpo perché li ho contati male, per il motivo che vi dicevamo prima. Bene, siamo finalmente giunti alle conclusioni finali per questo vagone di pistola. È paragonabile solamente alla spada di Gatsu di Berserk, perché è un blocco di metallo leggermente rovinato. Cosa penso di questa pistola? Vi conviene comprarla come prima arma, prima di tutto? No, semplicemente perché è una pistola abbastanza complicata da utilizzare, che tutti i motivi che vi abbiamo detto non è proprio user friendly, bisogna abituarcisi un minimo, bisogna sapere anche un minimo di funzionamento di pistole a gas, tra le altre cose. È sì una pistola green gas, quindi non è a CO2, però comunque il rinculo di quando andate a sparare è abbastanza secco e, pesando tanto, come potete immaginare, il movimento del carrello avanti e indietro si fa sentire. Infatti uno dei punti che mi ha lasciato un po' così, che non è sicuramente il funzionamento eccelso che ha la pistola, perché in camera tutti i colpi, spara preciso e tutto il resto, è proprio quando siete in puntamento il dover, una volta sparato, andarvi a riallineare. Questo perché sì, non è una pistola vera, non ha minimamente il rinculo che avrebbe un calibro 50 Orient Express come quello lì, però comunque ritrovare le tacche di mira una volta che avete sparato non è semplice. Quindi sostanzialmente è una pistola che performa estremamente bene, che vi permette di colpire il bersaglio in maniera corretta e precisa, ma che se siete proprio all'inizio non vi consiglio. È soprattutto, come ha detto il buon War, una pistola quasi da collezionismo. Questo perché, oltre ad essere una limited edition, quindi una versione che si trova solamente qui dal Monopoly Soft Air, link in descrizione, no, quindi è una pistola che ovviamente non si trova in qualunque negozio e ovviamente non è stata pensata per essere utilizzata da chiunque, ma è una pistola che tirate fuori dalla scatola, la caricate, fate un game in cui usate Desert Eagle di Deadpool mentre vi siete messi la maschera di Deadpool, poi dopo la mettete via e per un po' giocate con qualcos'altro. Cioè è una pistola da scazzo che vi consiglio perché, ripeto, spara estremamente bene, però non pensate di prenderla e che diventi la vostra sidearm preferita che si può adattare a qualunque tipo di situazione, perché no. Come spesso accade quando dobbiamo comprare una nuova arma, ovviamente sto parlando di me stesso, seguite il cuore. Il vostro cuore sa esattamente quello di cui avete bisogno e quando il vostro cuore vi dice che questa è la pistola giusta, non c'è niente da fare. Bene, questo è sostanzialmente tutto quello che volevamo dire su questa pistola. Se siete interessati a vedere un pochino più specifico, soprattutto magari degli interni, trovate linkato qui in descrizione il link per andarla a vedere direttamente sul Monopoly Software, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi bellissimi video all'interno del suo incredibile locale. Se siete interessati a venirci a trovare, trovate anche il link, che non è un link ma è in realtà l'indirizzo per venirci a trovare direttamente a Reggio Emilia. Tra l'altro è sabato e come tutti i sabati trovate 6 incredibili prodotti quasi in sottocosto, linkati sempre ovviamente qua sotto, basta andare sul link del Monopoly Software e ovviamente trovare questi prodotti. Qui da Red è tutto, siamo arrivati a 1000 iscritti su Instagram per il buon Redone e altrettanti per la pagina, quindi veniteci a seguire anche lì, postiamo un sacco di cose divertenti, commenti e altrettante sciocchezze. Stay angry! E hai spinta così forte che hai fatto uscire pure il coso. Perché ho una forza disumana. L'incredibile Hulk.